Caro energia, agricoltori e allevatori non riescono a coprire i costi di produzione. Oggi manifestazione indetta dalla Coldiretti. Ancora in diminuzione il numero settimanale di positivi in Sicilia, nonostante resti la regione con il più alto incremento di casi. Ben 3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Catania ad un imprenditore del Ragusano attivo nel settore del riciclo dei rifiuti plastici. 3 discariche abusive con amianto e eternit e materiale tossico sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Proroga dell'esercizio provvisorio fino al 7 marzo per un secondo e ultimo tentativo di vendita della società Calcio Catania S.p.A. Buonasera, seconda edizione di Media News, oggi è giovedì 17 febbraio. Agricoltori ed allevatori non riescono a coprire i costi di produzione per il balzo di beni energetici che si riversa a valanga sui bilanci. Oggi manifestazione indetta dalla Coldiretti in 6 città siciliane. Il nostro motivo è intanto a livello nazionale, a livello regionale, siamo tutte le province che partecipiamo sempre con ottimismo, perché noi chiediamo che ci aiutino in questo momento di emergenza, questi rincari più del 70% per i costi di produzione. Il cibo deve essere per tutti, il cibo sano è per tutti. Le aziende, le famiglie, i consumatori, non si può più produrre in questo modo, siamo troppo sacrificati. Stiamo andando avanti ma non sappiamo per quanto, perché subiamo l'ennesima mazzata contro un sistema che non deve essere trattato così. L'agricoltura è una produzione primaria, noi diamo da mangiare alla gente e non è giusto maltrattare e trascurare proprio un settore che ha questo compito e questo nobile ruolo. Oltre a custodire il territorio noi produciamo. È l'ennesima mazzata, come ripeto, di aumento di materie prime, carburanti, concimi, veramente ci ha ridotto all'osso, si tratta di una vera e propria sopravvivenza. Le aziende agricole sono profondamente colpite in questo momento dalla difficoltà di accedere ai contributi, ma soprattutto dall'aumento dei prodotti che sono necessari per la produzione agricola. E mentre i prezzi dei prodotti agricoli rimangono bassi, aumentano enormemente i prezzi necessari per la produzione di quegli stessi prodotti agricoli. È un momento nel quale la Coldiretti ancora una volta non organizza una protesta, organizza una proposta, presenta proposte concrete, dando voce a un momento critico assai importante della sede istituzionale, la prefettura, per mandare un messaggio al governo nazionale e al governo regionale, per dire con molta forza che occorre anche intervenire con l'adeguata rapidità laddove ci sono le risorse a erogare quelli che sono i contributi dovuti agli agricoltori. I comuni siciliani come i comuni italiani hanno spento le luci per il caro bollette. Oggi questa manifestazione si riferisce anche al caro bollette, perché aumentano i costi di produzione e questo produce un danno economico per le imprese agricole. Sospensione dei distacchi per morosità, la richiesta di Federconsumatori in seguito al vertiginoso aumento dei costi delle bollette di luce e di gas. La situazione è veramente grave. Gli aumenti che sono stati previsti, in particolare per le bollette energetiche, nonostante gli interventi straordinari del governo, nel primo trimestre del 2022, confrontandolo col primo trimestre del 2021, abbiamo un aumento per quanto riguarda l'energia elettrica per uso domestico pari al 131% e sul gas pari al 94%. Si tratta di aumenti che incideranno tantissimo sulla vita quotidiana delle famiglie. In particolare Federconsumatori ha stimato per il 2022 le spese delle famiglie e i rincari ammonteranno, appunto, per l'anno 2022 a circa 1.500 euro di spesa annua in più
Questo a causa delle bollette energetiche, dell'aumento della benzina e dell'aumento delle materie prime, che gireranno pesantemente, come dicevo, sulla vita delle famiglie. Di fatto c'è chi rischia davvero di non poter pagare la bolletta della luce piuttosto che quella del gas. Sì, infatti diciamo tutti gli interventi del governo sono intervenuti su alcuni aspetti dell'aumento delle bollette, cioè sugli oneri di sistema, che sono delle tasse. Tra l'altro su queste tasse si paga addirittura anche l'IVA, sarebbe utile toglierla, oppure sono stati fatti degli interventi per aiutare le fasce deboli, che sicuramente va benissimo, sicuramente su questi bisognerà fare ulteriori interventi, però naturalmente non incide sull'aumento del costo del gas, della materia prima, e quindi davvero ci sarà bisogno di ulteriori interventi. Voi cosa proponete come associazione di categoria? Noi riteniamo utile prima di tutto degli interventi urgenti, come quello della sospensione dei distacchi per morosità in questa fase in cui arrivano delle bollette molto alte. Inoltre, insieme ad altre associazioni dei consumatori, stiamo facendo degli accordi specifici con le imprese del settore per consentire una rateizzazione delle bollette più lunga e senza che ci sia il costo iniziale del 50%. Vaccini domiciliari, smaltite tutte le liste d'attesa, medici ed infermieri della struttura commissariale per la gestione dell'emergenza coronavirus della città metropolitana di Palermo, pronti a raccogliere nuove prenotazioni. Le squadre di medici e infermieri della Fiera del Mediterraneo hanno smaltito l'intero carico delle prenotazioni domiciliari di questi mesi. Significa che chi necessita del servizio di vaccinazione a domicilio può usufruirne con tempi di attesa estremamente contenuti, limitati ad una settimana al massimo. La struttura commissariale per la gestione dell'emergenza coronavirus della città metropolitana di Palermo ricorda che il servizio è riservato a tutti coloro che, indipendentemente dall'età, non siano in grado di deambulare autonomamente e che quindi avrebbero grosse difficoltà a recarsi alla Fiera del Mediterraneo o in altri hub per ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid. Per chiedere il vaccino a domicilio è sufficiente prenotarsi sul portale del Lab Provinciale di Palermo, selezionare l'età di appartenenza, compilare l'anagrafica e tutti i campi richiesti. Sarà poi un impiegato della struttura commissariale a contattare il paziente per fissare l'appuntamento a casa. Questo servizio rientra pienamente nella nostra idea di medicina di prossimità, dove il medico ha a raggiungere il paziente, specie se più vulnerabile, per prendersi cura di lui, dichiara il commissario Covid di Palermo Renato Costa. Ci ha permesso di arrivare nelle case di circa 20.000 persone che altrimenti sarebbero rimaste senza vaccino e di realizzare concretamente un'idea di sanità che è soprattutto inclusione. A maggior ragione quando si parla di salute non può esistere marginalità di alcuna natura. I nostri medici e infermieri effettuano a casa prime, seconde e terze dosi. Invitiamo tutti coloro che non sono in condizione di venire negli hub e che non hanno ancora provveduto a vaccinarsi ad usufruire di questo servizio, specie ora che i tempi di attesa sono ridotti al minimo. In modo comodo, rapido e semplice potranno proteggere se stessi e i loro cari. Ancora in diminuzione il numero settimanale di positivi in Sicilia, nonostante resti la regione con il più alto numero di casi. Nonostante la Sicilia sia la regione con il più alto numero di positivi, nella settimana dal 7 al 13 febbraio si osserva un trend in lieve diminuzione rispetto alla precedente. L'incidenza di nuovi casi è pari a 43.072, meno 13,9%, con un valore cumulativo di 891,08 per 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa, Messina, Ragusa e Caltanissetta. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 e i 10 anni e tra i 3 e i 5 anni.
Per la quinta settimana consecutiva si consolida il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni. Circa tre quarti dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati o con ciclo incompleto. L'epidemia, pur mostrando segnali di arresto, è ancora in una fase delicata, con un significativo impatto sui servizi territoriali e assistenziali, ma con un netto trend in calo di nuove ospedalizzazioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nelle settimane dal 9 al 15 febbraio, l'89,34% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose. Si attesta all'86,79% la percentuale di over 12 che ha completato il ciclo primario. Il 10,66% del target regionale rimane ancora da vaccinare. Nella fascia d'età 5-11 anni, il 27,62% è vaccinato con una dose e il 17,76%, pari a 55.908 bambini, ha completato il ciclo primario. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.436.012, pari al 73,4% degli aventi diritto, mentre 899.304 cittadini che possono effettuare la somministrazione booster non lo hanno ancora fatto. Ancora in calo le prime dosi nella settimana dal 9 al 15 febbraio, si è registrata una riduzione del 37,35% delle somministrazioni rispetto alla settimana precedente, 2-8 febbraio. Cambiamo argomento. Beni per 3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Catania ad un imprenditore del Ragusano attivo nel settore del riciclo dei rifiuti plastici. La DIA ha eseguito un decreto di sequestro nei confronti di un imprenditore operante nel settore del commercio di materie plastiche nella raccolta di rifiuti nella provincia di Ragusa. L'imprenditore, già condannato per traffico di stupefacenti, è coinvolto anche in altre inchieste della Procura della Repubblica di Caltanissetta, con l'accusa di aver fatto parte di un'organizzazione di stampo mafioso finalizzata alla commissione di estorsioni nei confronti di imprenditori agricoli, ed è stato recentemente arrestato su richiesta della Procura della Repubblica di Catania perché si sarebbe avvalso della capacità intimidatrice tipica del sodalizio mafioso e della conseguente condizione di assoggettamento e omertà per monopolizzare la raccolta delle plastiche dismesse dalle serre insistenti in provincia di Ragusa, imponendone ai suoi agricoltori il conferimento in via esclusiva ad una sola impresa. Il destinatario della misura avrebbe strutturato le proprie attività economiche avvalendosi dell'appoggio di esponenti di primo ordine del clan Carbonaro dominante, inserito nell'organizzazione mafiosa denominata Stidda, presente nell'Interland Ibleo sin dagli anni Ottanta. Diverse attività investigative hanno accertato che in quel territorio tale gruppo criminale ha assunto una posizione di assoluto monopolio nel fiorente settore del riciclo delle materie plastiche impiegate in agricoltura, tanto da inquinarne il tessuto economico. Il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, valutando positivamente gli elementi forniti dalla Procura della Repubblica e dalla DIA e ritenendo sussistente la pericolosità sociale dell'imprenditore, ha disposto il sequestro, finalizzata alla confisca del patrimonio riconducibile all'imprenditore, tra cui figurano tre aziende operanti nel settore del commercio e riciclaggio della plastica, un immobile, tre autovetture e un motociclo per un valore di circa 3 milioni di euro. Tre discariche abusive con amianto, Eternit e materiale tossico sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Le aree con 10 tonnellate di rifiuti abbandonati sono state individuate dagli elicotteri nelle periferie di Caltanissetta e San Cataldo. Nell'ambito di una più ampia attività di controllo economico del territorio, nei giorni scorsi i finanzieri del gruppo di Caltanissetta hanno individuato, anche grazie alle osservazioni eseguite dagli specialisti del servizio aereo del corpo, tre aree destinate ad illecito accumulo di rifiuti pericolosi. Gli elicotteri e le unità di indagine del corpo in servizio di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei traffici illeciti hanno segnalato nella provincia nissena tre distinte discariche dell'ampiezza rispettivamente di circa 100, 300 e 500 metri quadri e con un accumulo complessivo di oltre 10 tonnellate di materiale abbandonato. Nello specifico, i militari intervenuti nelle periferie dei comuni di Caltanissetta e San Cataldo, dopo una prima fase di osservazione, hanno scoperto più aree destinate alla discarica abusiva di tonnellate di materiale, ritenuto dai tecnici tossico e nocivo, accumulato nel tempo, violando la vigente legislazione regionale e statale a tutela dell'ambiente. Le pattuglie sono quindi intervenute nei primi giorni di febbraio, perimetrando le zone osservate per garantirne la sicurezza. Nell'immediatezza è stato eseguito il sequestro preventivo, successivamente convalidato dal GIP su richiesta della locale procura.
I rilievi sul campo hanno permesso di accertare la reale natura dei materiali rinvenuti che compongono le discariche. Si tratta per lo più di Eternit, amianto e residuato di materiale edile. Tutti questi elementi in un avanzato stato di disfacimento si presentano in un mosaico tossico di piccoli frammenti conficcati nel terreno. Avviato in Sicilia il processo di definizione della nuova programmazione per i profondi FES 2021-2027. La regione punta su ambiente, ricerca e digitale. Non solo PNRR. Avviato in Sicilia il processo di definizione della nuova architettura del programma regionale FESR Sicilia 2021-2027, che contiene le linee della nuova programmazione comunitaria e contempla anche le opportunità di investimento nella cooperazione trasfrontaliera. Il programma regionale FESR Sicilia prevede una dotazione di 5,8 miliardi di euro assegnati dal quadro della politica di coesione 2021-2027, ripartito tra 5 obiettivi basati sui fabbisogni espressi dalla regione. Al FESR si aggiungono i due programmi di cooperazione territoriale del 2021-2027, ovvero i programmi ENI di cooperazione trasfrontaliera Italia-Tunisia e quello Italia-Malta, che insieme prevedono 93 milioni di finanziamenti. Ricerca e ambiente sono i due settori strategici su cui sarà orientata una gran parte dei fondi, mentre un altro elemento chiave nelle linee programmatiche è orientato a favorire la risposta dei territori ai processi di cambiamenti climatici e a interventi che agiscano sulla transizione digitale e verde. Un grosso peso avranno anche gli interventi e le azioni nell'area del bacino del Mediterraneo. Il governo regionale sta lavorando ad una destinazione razionale e responsabile delle risorse della nuova programmazione 2021-2027, che punti all'ambiente, alla competitività delle imprese, alla digitalizzazione, alle infrastrutture, alla mobilità sostenibile e al welfare, ha dichiarato il presidente della regione Nello Musumeci. Nell'ottica di uno sviluppo integrato sarà centrale il coinvolgimento nella progettazione di tutti i comuni siciliani, delle aree urbane interne e non, per favorire il ripopolamento dei centri e aiutare le attività produttive, ma anche le isole minori. Una misura importante, ha concluso il governatore, sarà destinata alle connessioni intercontinentali per superare la condizione di insularità. Una notizia di cronaca: due arresti per spaccio durante un servizio di controllo straordinario dei carabinieri allo Zen 2 di Palermo. Controlli straordinari dei carabinieri allo Zen 2 di Palermo, un'attività che i militari dell'arma nell'ultimo periodo hanno intensificato nei quartieri più a rischio della città. Nel dettaglio, è di due persone arrestate per spaccio, due armi e 700 grammi di sostanze stupefacenti sequestrati, il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri di Palermo e articolato nel fine settimana nel quartiere Zen 2. I militari della locale stazione Carabinieri, del nucleo radiomobile e del nucleo cinofili Carabinieri di Palermo Villa Grazia, con il supporto di altro personale della compagnia San Lorenzo, sono stati impegnati in una serie di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti e al controllo della circolazione stradale. Nel corso delle attività, due fratelli sorpresi a spacciare sostanze stupefacenti sono stati arrestati e l'autorità giudiziaria, al termine dell'udienza, per direttissima, ha convalidato gli arresti eseguiti e applicato nei confronti di entrambi la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I carabinieri del nucleo radiomobile, inoltre, attirati da un forte odore di sostanza stupefacente, con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno fatto accesso in un garage abusivo di via Marchese Pensabene, chiuso con un lucchetto, rinvenendo al suo interno un fucile calibro 12 a canne mozze, modificato artigianalmente, una pistola con matricola brasa calibro 40, oltre 500 munizioni e 650 grammi complessivi tra marijuana e hashish. Le armi e il munizionamento verranno inviati al RIS dei Carabinieri di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche per verificare se siano state impiegate per la commissione di altri delitti. La droga sequestrata verrà analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo. Nelle attività su strada sono state identificate 86 persone, sottoposte a controllo 54 mezzi ed elevate sanzioni per violazione al codice della strada per un importo di circa 3.000 euro.
A Messina è inaugurato il nuovo blocco operatorio del padiglione F al Policlinico Universitario Martino, 500 metri quadrati, 4 sale chirurgiche dotate di tecnologie sofisticate, una sala di preparazione e una di risveglio con 4 posti letto ciascuna. Gli oggetti del futuro sono quelli di rendere non soltanto tutto questo blocco operatorio di 4 sale operatorie del quarto piano del padiglione F, ma tutte le sale operatorie del Policlinico a questo livello. È quello di aprire altri reparti all'avanguardia e di innovazione importante, è quello di rendere un policlinico normale, e siccome è noto che io non ho mai fatto annunci ma soltanto portato avanti progetti e realizzati, e dopo che sono stati realizzati dimostrare quello che abbiamo fatto, sono certo che nei prossimi mesi avremo una serie di eventi che dimostreranno tutto il lavoro svolto in silenzio con rispetto dei lavoratori, degli studenti, dei colleghi, perché non servono gli annunci al Policlinico, che ne ha avuti troppi per troppi anni. È il momento dei fatti, è il momento della concretezza, e oggi che c'è un PNRR alle porte che stanzia 800 milioni di euro solo per la Sicilia in sanità, è il momento di fare sistema, di parlare con le altre istituzioni. Basta annunci, ma soprattutto realizziamo progetti e opere per rendere i nostri ospedali all'avanguardia, perché la pandemia ci ha insegnato anche questo. Sono delle sale multimediali, se mi è consentito utilizzare un aggettivo, bellissime, perché non solo per l'aspetto esteriore ma per i contenuti, perché tutte le attrezzature tecnologiche che l'università e l'azienda hanno voluto nel fare questo complesso, nel completare questo complesso operatorio, permetteranno un miglioramento delle nostre cure. E tutto ciò avrà naturalmente aspetti positivi sulla prognosi dei pazienti e nella cura delle malattie. Come ho detto precedentemente, io sono entrato in questo policlinico, in questo complesso 40 anni fa, e le sale operatorie di 40 anni fa mi sembravano bellissime rispetto alle esistenti in città. Poi per 40 anni sono rimaste, man mano sono passate dal futuro che rappresentavano nell'81 al passato di oggi. Forse questa oggi è il futuro, ma mi auguro che non passino altri 40 anni prima di andare in un nuovo futuro. E a Messina sono bastate alcune ore di pioggia ad allagare parte della nuova via Don Blasco nel tratto di via Mare Grosso, indice puntato sui tombini e sulle caditoie che sembrerebbero ostruiti. Era evidente che sarebbe potuto accadere, insomma, che ci fossero delle piogge, e quindi si è avuto modo di vedere come 28 milioni di euro spesi per la via Don Blasco sono il risultato di come hanno gestito male quei lavori, e lo possiamo dire perché ci sono le immagini a testimoniare l'allagamento di una strada peraltro ancora chiusa. Cioè, io non riesco a capire come possano prendersi meriti di un lavoro non finito, di un lavoro per cui tu puoi fare 50 metri, ti fai il giro attorno alla statua, e con 28 milioni di euro, ma ci mancava e non ci facevamo manco il giro attorno alla statua, fai la rotonda e torni indietro. È vergognoso lasciare così in queste condizioni Messina, e credo che ci siano stati anche segnali dall'alto da parte di diversi deputati, anche qualche deputato pure del centrodestra, che ha detto che la città così non si doveva abbandonare, anche perché appunto c'è da gestire adesso la parte finale delle risorse che Messina ha avuto negli anni anche precedenti e che ci siamo ritrovati adesso. E dopo ieri abbiamo capito che veramente la via del mare si è lasciata così, con quelle pendenze, con lavori fatti con i piedi, davvero si può chiamare la via del mare, cioè a questo punto fuori tir dentro le navi direttamente, praticamente di questo stiamo parlando. Io spero veramente che adesso il Consiglio Comunale, assieme al commissario che arriverà, riesca a fare non soltanto ciò che è essenziale, perché 4 cose riesce a fare in genere un consiglio comunale senza un'amministrazione, senza una guida politica, però è importante che il commissario inviato dalla regione capisca che questa città aspettava da troppo tempo l'ultimazione di parecchi lavori, come il relamping, come tutte cose ovviamente che sono ricadute su questa consiliatura, su questa amministrazione, e che però vanno portate a termine. Lo dobbiamo alla città, lo dobbiamo ai messinesi.
Antonio Alibrandi è stato confermato segretario generale della CISL Messina per il prossimo quadriennio. Si è concluso il 19° congresso territoriale. Una CISL che parte con una carica in più, sicuramente oggi questi due giorni sono stati due giornate bellissime, soprattutto sotto l'aspetto del contatto umano, perché in presenza non si era mai fatta ancora un'iniziativa dall'inizio della pandemia. Una CISL che ha avuto tanti contributi da tutte le parti che hanno partecipato al congresso, anche quelle istituzionali, che vuole costruire un grande patto sociale e che punta al rilancio vero del territorio. Lavoreremo su questo, siamo convinti, abbiamo fatto vedere anche la nostra forza territoriale, ma dall'altro lato abbiamo voluto dedicare all'interno di questo nostro congresso uno spazio ai giovani, con la presenza proprio fisica dei giovani del Verona Trento, dell'Antonello, ma di tanti altri giovani che fanno parte della nostra associazione. Siamo convinti che il futuro sta lì, che il futuro sta nelle periferie, e noi su questo vogliamo lavorare. Abbiamo ovviamente bisogno di riorganizzarci anche su questo aspetto con le nuove tecnologie, ci stiamo già lavorando, siamo abbastanza avanti, ma siamo sicuri e siamo certi di avere una bella struttura che può dare sempre più risposte con i servizi al territorio. E in un momento così drammatico i servizi rappresentano una grande opportunità per la società, anche perché molti cittadini che perdono il lavoro, che hanno disagio, che hanno difficoltà, dei servizi ne hanno necessità, e soprattutto di servizi di qualità e spesso anche di servizi che da noi sono gratuiti, perché dico ovviamente sono dei servizi che noi diamo alla comunità a titolo gratuito. Noi già nei mesi scorsi abbiamo inaugurato una sede in periferia. Le periferie e i disagi non vanno soltanto raccontati, vanno anche affrontati per risolverli. Noi crediamo al rilancio delle periferie, stiamo facendo un grande investimento e siamo certi che questo darà riscontro soprattutto alle comunità periferiche, partendo dal presupposto che noi quando apriamo una sede in periferia apriamo un punto di legalità, e quindi per noi questo è fondamentale. Lo slogan è esserci per cambiare, noi possiamo aggiungere, anche se già l'abbiamo fatto, cambiare per esserci. Quindi abbiamo la necessità di cambiare in termini di riorganizzazione del territorio, perché i valori del sindacato vanno riscoperti all'interno anche del tessuto sociale che fa parte delle periferie. Io sono convinto, noi siamo convinti che le periferie rappresentano quei luoghi dove ancora insistono molti valori importanti che possono essere di rilancio al territorio, e sicuramente anche utilizzando una metafora calcistica, probabilmente i migliori giocatori sono i giocatori che arrivano dai paesi poveri. Quindi se noi riusciamo a dare le opportunità a chi ha sede di opportunità di riscatto sociale all'interno delle periferie, riusciamo magari a far uscire fuori qualche bravo dirigente cittadino che potrà dare la svolta alla città. Proroga dell'esercizio provvisorio fino al 7 marzo per un secondo e ultimo tentativo di vendita della società Calcio Catania S.p.A., dichiarata fallita a dicembre del 2021. Lo ha deciso il Tribunale Etneo. Ancora una chance per il Catania Calcio. Il Tribunale di Catania ha concesso un'altra proroga dell'esercizio provvisorio dal 28 febbraio al 4 marzo per un secondo e ultimo tentativo di vendita della società Calcio Catania S.p.A., dichiarata fallita nel dicembre del 2021. La decisione del Tribunale di Catania arriva dopo che l'11 febbraio scorso l'asta è stata dichiarata deserta per mancanza di domande di partecipazione. A renderlo noto il presidente del Tribunale del capoluogo etneo, Francesco Mannino. Con decreto del 16 febbraio, si legge nel documento, il Tribunale, ritenuto che le condizioni attuali consentono di esperire allo stato degli atti un ultimo tentativo di vendita del ramo caratteristico di azienda calcistica della Catania Calcio S.p.A., previsto per giorno 4 marzo 2022, ha disposto la proroga dell'esercizio provvisorio sino al 7 marzo 2022. La vendita telematica, fissata dai tre curatori nominati dalla sezione del Tribunale, comprende diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, struttura e organizzazione del settore giovanile, immobilizzazioni materiali, indumenti, merce store, targhe, coppe e trofei, due marchi registrati. Non fa parte della procedura il titolo sportivo, che non può essere ceduto a terzi, ma può solo essere attribuito dalla FIGC a una diversa società in presenza dei requisiti richiesti dalle norme federali. La Pasqua si avvicina e anche i tradizionali riti pasquali che caratterizzano la Settimana Santa in diversi comuni dell'isola torneranno dopo due anni a rivivere, seppur con modalità ancora da valutare.
Si avvicina la Pasqua e quanto sembra con molta probabilità in Sicilia anche i tradizionali riti pasquali che caratterizzano la Settimana Santa in diversi comuni dell'isola torneranno dopo 2 anni a rivivere, seppur con modalità ancora da valutare data l'emergenza sanitaria ancora in atto. Tra i riti pasquali più suggestivi della Sicilia sicuramente occupa un posto di rilievo l'antica Settimana Santa di Caltanissetta, un patrimonio di storia e tradizione della città e per i turisti un'occasione per scoprire questo lempo di entroterra siciliano con il suo territorio ricco di testimonianze culturali e paesaggistiche a poca distanza dalle meraviglie della Valle dei Templi. Un buon motivo per regalarsi una vacanza, o meglio una vacanza premio grazie all'evento Tast & Win, che fino al 20 febbraio mette in palio 3 soggiorni per 2 persone della durata di 4 giorni. L'iniziativa è promossa dalla 1A1, dalla Proloco di Caltanissetta e dal distretto della Valle dei Templi. Per partecipare. La primavera è uno dei momenti migliori per venire a visitare la Sicilia e in particolare il territorio della DMO del distretto della Valle dei Templi. Da Caltanissetta sino ad Agrigento e lungo tutta la costa, da Gela sino a Sciacca, è un territorio magico che offre migliaia di esperienze, una più accattivanti dell'altra. Il clima favorevole della primavera, che già dischiude le porte delle spiagge, è il momento ideale per venire a scoprire quella che è una terra che è un vero scrigno di sapori, di tradizioni, di cultura e di bellezza. Venite a scoprire l'entroterra con Caltanissetta e tutti i suoi riti meravigliosi del periodo pasquale. Agrigento e tutto il suo territorio vi aspettano per un'esperienza eccezionale. E quale migliore occasione di Tast & Win? L'opportunità promozionale di venire a vivere questa esperienza in maniera così completa e appagante, veniteci a trovare, noi vi aspettiamo a braccio aperto, un territorio che già vi vuole bene prima ancora di conoscervi. Per partecipare basta visitare la pagina Tast & Win dedicata all'iniziativa e seguire le semplici indicazioni di partecipazione. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.